Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale del coach. Oggi parliamo di dimagrire senza mettersi a dieta. Allora, in questi anni, ormai sono oltre 20 anni, per chi non mi conoscesse, mi chiamo Umberto Miletto, sono un coach che ha iniziato a diffondere il buon allenamento e la buona cultura anche del mangiare su YouTube ormai dal lontano 2006. Quindi ogni giorno ci metto la faccia per aiutarvi e per spiegarvi delle strategie per migliorare. Quindi se non sei ancora iscritto, iscriviti al mio canale. Oggi parliamo di mettersi a ottenere risultato ma senza fare una vera e propria dieta. Nei miei anni io lavoro bene o male, come sapete, da trainer, quindi alleno tantissime persone attraverso i miei video allenamenti o tramite le consulenze personalizzate. Se volete info trovate comunque tutto qua sotto in descrizione, soprattutto se volete, siete decisi a stravolgere il vostro modo di concepire l'allenamento e andare a centrare grandi risultati in maniera sostenibile. Quindi cosa succede? Io mi sono trovato con persone che non sono estremiste del fitness. Spesso mi sono trovato a lavorare con delle persone che mi dicono: guarda, io mi voglio muovere, voglio allenarmi, però non voglio mettermi a mangiare tutti i giorni insalatina e fettina di pollo scondita. Voglio continuare a mangiare più o meno come sto mangiando, voglio allenarmi, ma voglio ottenere risultati. Bene. Grazie all'esperienza maturata in questi anni ti posso dire che anche senza una vera e propria dieta tu potrai ottenere grandi risultati. Importante però che cosa? Che dobbiamo mettere sul piatto della bilancia le cose come stanno. Quindi, se vuoi ottenere risultati senza metterti a dieta o senza una dieta troppo restrittiva, ma vuoi andare a dimagrire in maniera vera, dobbiamo comunque spendere un po' di calorie. Quindi dobbiamo capire che l'allenamento sarà fondamentale, quindi allenamento, te lo dico, fondamentale. Segui tutta la lezione perché sarà molto importante e ti darò delle strategie vere da mettere in pratica. Allenamento è fondamentale. Allenamento cosa significa? Significa che devi allenarti, quindi se non vuoi dare troppo sulla dieta, devi allenarti, devi appassionarti, devi fare quello che più ti piace. Io non ti dico che devi fare palestra, non ti dico che devi andare in bicicletta tutti i giorni, devi fare quello che ti piace. Però cosa significa? Devi pensare di dedicare almeno 3-5 volte alla settimana dedicare del tempo a muoverti per riuscire a consumare calorie. L'optimum, se mi chiedi cosa dovrei fare per ottenere il massimo, io ti potrei dire almeno 2 lavori muscolari. E quando dico lavori muscolari intendo che puoi lavorare con i pesi, se ti piace il lavoro a corpo libero va bene, perché considera che anche il lavoro a corpo libero è un lavoro muscolare, perché il tuo corpo comunque tu pesi e quindi i tuoi muscoli devono spingere il tuo peso corporeo e quindi è comunque un allenamento muscolare. E metterci almeno 2 allenamenti per stimolare l'apparato cardiocircolatorio, quindi 2 allenamenti aerobici. Quindi se ti piace andare a nuotare vai a nuotare, se ti piace andare in bicicletta vai in bicicletta, se ti piace camminare vai a camminare svelto nel parco, se ti piace correre vai a correre, oppure fai tutta l'attività aerobica che ti piace ma devi farla. Da qua questo è il primo step, l'allenamento ci deve stare. Secondo step, devi andare a migliorare la tua dieta attuale. La cosa che ti chiederei di fare, la prima cosa, tu decidi domani, incomincia a dire: bene, il coach Miletto mi ha detto che devo muovermi e devo migliorare la mia dieta. Una strategia che funziona benissimo è provare a prendere un block notes, un quaderno e domani devi farlo, se vuoi veramente metterti lì e centrare dei risultati, domani devi metterti a scrivere, a annotare tutto quello che mangi. Questo è il primo compito che ti do. Tu mangia come stai mangiando abitualmente, ok? Quindi domani ti appunti cosa mangi a colazione, se fai uno spuntino di metà mattinata, cosa mangi a pranzo, cosa mangi a merenda, cosa mangi a cena e lo scrivi. Colazione, spuntino, pranzo, merenda, cena. Ti assicuro che già a scriverlo
Oh, è magia, però io quando dico alle persone di crearsi un diario, vuoi o non vuoi, già mangiano meno schifezze. Quindi ti accorgerai che già dovendo scriverle, mangi meno schifezze. Ma poi cosa succede? Una volta che tu le hai scritte, vai ad analizzare un po' la tua alimentazione. Io ti dico che di base, per riuscire a mangiare bene senza metterti in dieta, devi mangiare, ma molto probabilmente sai già quello che devi mangiare, perché l'abbiamo sentito da tutte le parti. Bisogna mangiare meno dolci, meno affettati, meno salumi, meno robe pasticciate. Bene, tu togli ste robe e incominci a organizzarti tu stesso un'alimentazione con i cibi più naturali che puoi. Che ne so, a colazione ti fai una tazza di tè con dei cereali, una tazza di tè con delle fette biscottate, uno yogurt greco, ti fai un qualcosa che ritieni, che hai sentito che possa andare bene. Spuntino, ti hanno sempre detto che è meglio mangiare qualcosina, mangiati un frutto, una roba sana, due crackers integrali, mangiati una banana, mangiati della frutta secca, un qualcosa di naturale. In questo video non ti voglio spingere verso un'alimentazione piuttosto che un'altra, ma devi fare un qualcosa più legato alle tue abitudini alimentari. Quindi in base a quello che ti sei scritto vai a modificare introducendo cibi naturali. Pranzo stessa cosa, un piatto di riso, un piatto di pasta, magari non esagerare con le quantità se devi dimagrire, però mangia quello che sei abituato. Se ti piace di più mangiare un secondo con il contorno, vai con il secondo e col contorno, va benissimo. Se ti piacciono di più i carboidrati, carboidrati magari accompagnati con delle verdure, va benissimo. Stessa cosa a merenda, un qualcosina di accessibile che non sia impegnativo. Se non devi mangiare niente, non mangiare niente, va benissimo, mangerai poi a cena. A cena anche qua, se preferisci mangiare un secondo con contorno, mangia un secondo con contorno. Se preferisci un piatto di riso, un piatto di pasta con delle verdure, vai col piatto di pasta e col piatto di riso con verdure. Magari cerca di alternare, se a pranzo hai mangiato i carboidrati, la sera mangi il secondo. Puoi mangiare tutto quello che vuoi. L'importante è che i condimenti non siano eccessivi, non siano troppo pasticciati, e poi daremo tempo al tempo. Ma considera che il primo step è iniziare con l'allenamento e andando ad adattare la tua alimentazione, quella più accessibile a te, in maniera spontanea, senza forzature. Ovviamente, cosa devi fare in contemporanea che fai questo? Sempre, puoi farlo anche oggi o domani mattina. Ovviamente ti devi pesare, quindi devi andare a misurare il tuo peso e devi, diciamo, per vedere quello che sta succedendo, scattarti delle foto in modo tale che hai anche un report fotografico, magari di mese in mese, per vedere come ti stai modificando, e magari ti vai a prendere delle misure, ok, con un metro da sarta. Ti vai a prendere le misure dei vari distretti corporei. In questo modo puoi avere anche qua un riferimento di quello che sta succedendo con la strategia che hai appena iniziato. Io ti assicuro che già nel giro di 4 settimane vedrai il giro vita che si riduce, vedrai il giro glutei che si riduce, perché chi si muove, chi ha un po' cura di un'alimentazione ma senza forzature di nessuna dieta, ottiene incredibilmente già dei risultati. Te lo dice uno che ormai da 20 anni che è nel settore, ha visto persone trasformarsi senza mettersi a dieta. Quindi l'importante metterci la testa, fare le cose, dare regolarità a quello che fai, e il tempo ti premierà veramente. Ti assicuro che puoi centrare grandi risultati. Niente, se il video ti è piaciuto ovviamente ti puoi iscrivere, puoi commentare, se vuoi essere seguito da me trovi i contatti qua sotto. Io sono sicuro che se metterai in pratica questi semplici consigli potrai veramente andare a migliorare nel corso del tempo il tuo fisico, ma soprattutto a mantenere i risultati che avrai raggiunto. Dacci dentro e grazie per avermi seguito anche oggi. Ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video, perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!